che poi non userò, quindi. Parte la seconda edizione della cessione di Fari dal demanio ai privati per salvarli dal degrado, per valorizzarli. Questo diamante incastonato tra le rocce dell'isola di Ponza è il faro della Guardia. La sua bellezza non si è spenta, come non si è spenta per il faro di Spignon sulla laguna sud di Venezia o quello di Punta Libeccio a Marettimo. Abbandonati a picco sul mare con viste incantevoli, sono le sentinelle del mare che torneranno a splendere con una nuova veste. Partirà a settembre infatti il secondo bando di gara per l'affitto di 20 tra fari, torri ed edifici costieri di proprietà dello Stato, tra cui il padiglione di Punta del Pero a Siracusa e la Torre Angellara di Salerno. L'affidamento durerà fino a 50 anni e per chi riuscirà ad accaparrarseli un solo obbligo. Le strutture dovranno essere recuperate e trasformate in hotel e resort di lusso. Il progetto, presentato dall'Agenzia del Demanio, si inserisce nel più ampio valore paese e ha già dimostrato nella sua prima edizione come ciò che prima rappresentava un costo a carico dello Stato, ora è un ricavo. 6 milioni di investimento da parte dei privati che daranno quindi un indotto di 20 milioni di euro sui territori, 100 persone nuove assunte, quindi è davvero una grande operazione anche economica, oltre che sociale e culturale. Riposare dentro un faro guardando il mare, per alcuni una visione romantica che fa da scenografia alla narrativa del passato, per altri semplicemente un sogno, da oggi più che mai facilmente realizzabile nel nostro paese. Dopo la firma del contratto...